Oggi è una giornata speciale per il clima. Stamattina comincia la conferenza internazionale sui cambiamenti climatici, lo hanno già detto in molti. Stanotte per noi, la mattina, hanno cominciato a Melbourne con 60.000 persone in piazza. Stamattina a Roma ci sono decine di migliaia di persone. Questo forse è uno dei motivi per cui siamo così pochi, perché Napoli purtroppo a livello internazionale non è molto presente. Ma questa è una colpa nostra, perché se qui stamattina ci fossero 100.000 persone, probabilmente i media sarebbero qui a vedere cosa succede a Napoli. È successo 2 anni fa, il 16 novembre, tutti i riflettori del mondo erano puntati sulla terra dei fuochi. Allora dobbiamo solamente piangere per essere presenti? No, bisogna fare in modo che le persone si attivino, che facciano sentire la propria voce, che facciano sentire quanto Napoli è presente sui problemi di conflitti ambientali che sono in tutto il mondo. Purtroppo il profitto veicola quelle che sono le scelte delle multinazionali, come è stato già citato, ma soprattutto di persone che ritengono che le bare portano tasche. Le bare non portano tasche e questo pianeta è l'unico che abbiamo, non ce n'è uno di riserva. Quindi è importante che ognuno di noi faccia pressione su quelli che sono i decisori politici, perché una nuova e virtuosa concezione della gestione della terra e non dello sfruttamento siano la luce, il faro che orientano le scelte economiche, finanziarie e politiche, perché tutto è politica. Tutte le scelte che orientano il mondo sono politiche. Purtroppo la politica in questo momento è preda di persone che hanno comprato i decisori politici. I nostri decisori politici sono purtroppo ostaggio di quelle che sono le lobby finanziarie, quelli che hanno il potere del denaro. Per loro fare morire 130 o 2.000 o 200.000 o qualche milione di persone è come tagliarsi le unghie o tagliarsi i capelli. Questa impostazione è vergognosa. Il problema è che le persone non hanno la cultura per comprendere quelle che sono le scelte che influiscono sulla loro vita e sulla loro morte. Quindi il problema è culturale. L'arte, la musica, la poesia, l'educazione sono quello che può affrancare le popolazioni dal bisogno. Questo è importante, che noi diffondiamo la cultura. Un popolo incolto è un popolo ostaggio, un popolo che è capace di scegliere perché conosce, non è ostaggio del denaro. Le scelte che verranno fatte sono importantissime, perché bisogna liberare le popolazioni dallo sfruttamento intensivo che porta delle briciole a chi viene sfruttato e che porta profitti miliardari a chi invece sfrutta. Grazie a tutti, speriamo di fare una cosa divertente. Grazie. Bene, ognuno dedica questa